Avere tanti ragazzi da tutte le parti della Sicilia qui a Messina è sicuramente un momento importante, soprattutto dopo un anno e mezzo di difficoltà nello svolgimento dell'attività, è un segnale di ripresa molto bello. Avevamo una messinese in finale, un'altalena, purtroppo non ce l'ha fatta, però penso che il movimento abbia grande orgoglio, ecco, per questa ragazza, e comunque ha giocato contro le più forti, forse Certamente. contro la più forte probabilmente siciliana e non solo oggi. Certamente è un motivo di orgoglio e più in generale è un motivo di orgoglio avere potuto ospitare qui un evento così importante che ha dato la possibilità anche a tanti ragazzi, ragazzini messinesi di essere presenti o comunque di essere coinvolti in un fatto importante di sport. È una partita molto bella, entrambe vi siete impegnate al massimo, ha vinto Altea, quindi Altea cosa ci vuoi dire di questa partita? Matilde è stata molto brava e molte volte arrivava sulle palle, ma anch'io sono stata brava a metterla in difficoltà e niente, anche nel comportamento, tutte e due brave, quindi. Matilde, ci sei forse rimasto un po' male, però sei pronta per una rivincita quando sarà? Sì, sono pronta a dare tutto il massimo. Perché quando perdi il primo set, il secondo è come se inizi una nuova partita, quindi lo devi fare come se hai fatto il primo set che inizia una nuova partita. Francesca e Bruno, avete giocato una finale molto bella, combattuta. Sì. Bruno, hai vinto tu. Sei contento di essere campione Sì. del paese? Anche l'anno scorso ho vinto ed è stata anche sempre molto dura. Francesco è molto bravo e ha un gioco molto pulito. Francesco, oggi hai perso, però l'abbiamo visto lottare in campo fino all'ultimo punto. Bruno è sempre molto bravo e corretto in campo. Cioè, è una tattica molto buona, cioè che a me mette sempre in difficoltà. Ma ancora non sei riuscito a trovare un piano B per sbattere lui, No. ci riuscirai la prossima volta allora.